Di nuovo bentornati in diretta, eccoci qui, vi abbiamo lasciato qualche minuto fa alle prese con una carne in cottura, e beh, allora è il caso di finirla, eh? Torniamo di finire la ricetta, torniamo pure dal nostro Livio Reginella, food blogger di Uvetta e Pinoli. Livio, che fai? Che combini? Che Guardi, peli? Che peli? mi porto un po' avanti, stiamo pelando le patate. Le patate, ok, siamo passate alle patate, ma che sono le patate quelle piccoline, le patate novelle? Bravissimo, sono le patate. Buone, ma quelle fanno da contorno? Mamma mia. No, no, queste vanno nello spezzatino come ingrediente principale. Ma tanto poi si mangia tutto. Sì. Buonissime. Sai che mi piacciono proprio quelle patate, novelle, mi ha fatto venire voglia. Però scusa, tu stai togliendo la buccia? Sì, perché queste mi sembrano che abbiano un po' confuso, un po' spessa, in Ah, realtà. ok. Però No, a me queste piacciono, mi piacciono con la buccia, con tutta la buccia, Livio. possono anche mangiare un po' di buccia, però in questo caso preferisco toglierla. Sai, con il rosmarino al forno. Luca Red, come le prepari? Il nostro regista, come le prepari, Luca Red, tu le patate novelle? Perché tanto lo so che le fai. O O al forno o sabbiate, al ovvero forno sabbiate. Sabbiate come sono? Col pan col grattato? pan grattato. Mamma mia, che bontà, che bontà. E come faccio io? Che io adesso mi è venuta voglia di patate novelle, addirittura sabbiate. Devo andare al supermercato di corsa. Facciamole fare a Livio la prossima Nemmeno volta. so capace. Vabbè, allora senti, facciamo così, Livio. Prima che io dia fuoco alla cucina, prima che io passi le prossime 2 ore a vedere, diciamo così, la ricetta online, quello che è, la prossima volta che ci vediamo, se ti va, una delle prossime volte facciamo le patate novelle sabbiate, va bene? Bene, Magari magari come contorno. come contorno ci possiamo mettere anche qualcosina vicino, insomma. Oppure facciamo, non lo so, facciamo uno speciale sulle patate e prepariamo più di qualche tipo di patate. Va bene, Dai, 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 eh? stop. Poi chissà se il nostro Luca Red pure volesse partecipare qualche volta a qualche puntata. Luca, magari una volta che non hai il turno qui, Certamente. ci colleghiamo con te con Skype. Oppure ci organizziamo qua, eh? Ci organizziamo qui, mettiamo un fornello e prepariamo qualcosa insieme. Perfetto, chiaramente non pane e pomodoro, Luca, va bene? Questa ricetta è esclusa. Livio, hai pulito le Ok, patate? Fammi vedere. sono pelate, le posso aggiungere alla carta. Ok, così tutte intere, eh? Chiaramente già sono piccoline. Sono piccoline, esatto. Vai, vai, vai. La stessa grandezza della carne, quindi. Olè, perfetto, perfetto. Eccoci qua. Quindi, Adesso passiamo all'ingrediente principale. l'ingrediente principale, signori, attenzione. Vediamo se indovini. È Il curry? bravo, Eh? ci sta. È il curry. Dai, dai. Siamo dei pazzi, ma è così. Ogni tanto ci prende a ballare, ci prende a fare un po' di casino, un po' di confusione, ma va bene così. Livio, tu quando cucini? Quando Sì. cucini? Uno, due. No, scherzo. Quando cucini, l'ascolti la musica? Sì, mi capita abbastanza spesso con Alexa. Ok, Alexa, perfetto. Io non ci vado tanto d'accordo. Sai che certe volte non mi risponde, fa come gli pare. Sto lì che faccio: ehi Google, metti un po' di musica. E non me la mette, oppure me la mette troppo alta. Gli dico di abbassare il volume, si ribella. Ma guarda che tremenda. Casa ne abbiamo due, quella di mia madre e quella di un po' rimbambita, diciamo così. Quella mia è un po' più seria, quella sua niente, è per fatto suo, non risponde. Oppure chiediamo le canzoni e lei le mette in stanza, niente. Ma guarda che c'è una ribellione in corso delle Alexe, secondo me, che io non ho capito. Io proprio non ci vado più d'accordo. Ma sai quante volte sto lì? Metti questa canzone, niente, niente. Oppure abbassa il volume, lo alza. Terribile. Vabbè, comunque, questa è la tecnologia. Fammi Guarda, vedere il curry vedere giapponese. questo curry, fammi vedere È un questo curry. curry. Guardate che colore, guardate che arancione, ocra, oro, eh? Meraviglioso. Questi sono gli Rispetto ori proprio che noi abbiamo, i frutti della nostra terra che ci dobbiamo tenere belli stretti, spezie profumatissime, preziosissime. Non mi vorrei sbagliare, ma secondo me con il curry ci coloravano anche le stoffe. con la curcuma. Con la curcuma, esatto, vedi, qualcosa c'era. Ma sta anche
Ma quanto sono belli quando andiamo in questi mercati, in questi negozi di spezie, che vediamo tutte queste montagne di colori, di spezie, questi odori, questi profumi, e poi lì a scoprire mille ricette. Io credo che siano le cose più belle proprio. Allora, in questo caso il curry giapponese si distingue da quello indiano che è meno Allora, il curry giapponese si distingue da quello indiano? piccante. Sì, perché è meno piccante. Ovviamente ci sono diverse tipologie, c'è quello dolce, quello medio, quello piccante, piccante, eccetera. Ok. Loro lo mettono sia in polvere, ma quello più comune è questo di qua che ora mi avvicino. È pubblicità occulta, No, no, vediamo, ti preoccupa, nessuna pubblicità occulta, signori, ci avete allora denunciato, ci denunciate, non è questa pubblicità occulta. scatola, Sì? Ecco all'interno della scatola troviamo questa confezione di qua. qua. Sembra Ma questo è... cioccolato, Sì, è ma vero. in realtà è curry in pasta. Ma l'hai tagliato tu, Livio, in quattro? Si spezza in quattro, loro ti fanno pure la linguetta Ah, per rompere perfetto, perfetto, ok. quattro pezzi. Come vedi, guarda, ti faccio vedere com'è. Così Sì? Sembra cioccolato proprio, sembra veramente sembra cioccolato. Buono! vegetale, diciamo un Un dado po'. vegetale, esatto, più corretto, Questo è meglio ancora. perché dentro c'è la mela essiccata, c'è il miele, è buonissimo. Ma che bontà, ma che bontà! Aggiungo direttamente alla pentola, poi si scioglierà da solo. Ah, lo mettiamo tutto, eh? Tutto quanto. Una volta che poi aggiungo il curry, chiaramente il quadratino corrisponde a un tot di brodo, un tot di persone. Loro nella sezione fanno vedere che con una tavoletta sono persone. Sono molto meticolosi. Dietro sembra un disegnato per la spiegazione. Quindi ci sono tutte le indicazioni sulla scatola, quante, quanto metterne. Da trovare, lo ammetto, però va bene anche per il classico, voglio dire, non avrà lo stesso sapore del curry giapponese, però ci accontentiamo. Va bene, va bene. Quindi questo è curry giapponese che trovate nei supermercati, lo trovate questo sotto questa forma, poi lo spezzettate a dadini. Adesso andiamo a sfumare la nostra carne con il brodo veg. Il brodo perché si sfuma quando mette poco. Ah, ok, non si dice sfumare, ok, non si dice sfumare. No, dimmi, 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 dimmi bene come si dice, Livio, così almeno me le rivendo queste cose, capito? Cottura, quindi il brodo o l'acqua, quello che ci piace. In questo caso il brodo rispetto all'acqua è più saporito, quindi rende il nostro. Ok, ah, giustamente quando si utilizza il termine sfumare in cucina è perché magari mettiamo un goccio di vino, e va a sfumare, dopodiché va a sparire. Una parte alcolica quasi sempre. Bravo, esatto. In questo caso invece, Un liquore. In questo caso con il brodo non stiamo sfumando, ma come vedete l'abbiamo aggiunto tutto proprio perché dobbiamo andare a completare la cottura. Esatto. Questa, Quindi così almeno facciamo un po' di chiarezza e non ci perdiamo nemmeno i termini giusti. Una ok. volta che abbiamo messo il brodo nella carne, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. Giusto? Perfetto. Senti, Livio, ma dimmi un po', dimmi un po'. Solitamente tu, la domenica, prepari tu il pranzo? Dipende. Molto spesso magari avanza qualcosa dal sabato che ho cucinato, perché solitamente lavoro di settimana e settimana devo occuparmi più veloce, quindi preparo le ricette, cucino e magari quello che resta poi lo mangiamo il fine settimana, dipende un po' dalla situazione. Un piatto forte, ad esempio la domenica, da voi che cosa si mangia solitamente, tradizionalmente? Ma a casa mia molto spesso lasagne, pasta al forno, d'estate la pasta di melanzane, se mia madre ha voglia facciamo un po' di carne. La pasta con le sarde? La pasta con le sarde sì, la mangiamo, ovviamente il venerdì santo è sempre È un piatto che non può mancare, ma siete... Allora, io quando sono stato in Sicilia... diciamo, da
dalla primavera inizio estate, quando il è fresco. Io mi ricordo quando sono stato in Sicilia, Livio, fra dolce e salato, carne e pesce, fritto, quello che era proprio, come si dice, dove ti buttavi bene. Tu sei più da carne o più da pesce? Più Più da da carne, carne, più da carne. anche se il pesce mi piace parecchio, però dico sempre che il pesce, se è fresco e buono, anche crudo, sai bene che è buonissimo, come nel sugo, nel crudo di pesce all'italiana, il salmone marinato. Quindi il pesce di base, se è fresco, è facile da cucinare, quindi non è una grande sfida, secondo me, il mio parere personale. Magari il po', per esempio, già è un po' più complesso farlo tenero, avere una cottura ottimale, però voglio dire, un gambero, rosso, per esempio di Mazara, se è fresco ed è buono, anche crudo, messo lì sul risotto, sulla pasta, è buonissimo. Quindi non ha bisogno di una grande lavorazione. Mentre la carne c'è un lavoro un po' più complesso dietro, in base al tipo di carne, alla cottura della carne, al tipo di cottura, quindi se al forno, se è un degame, è un po' più complessa la carne da cuocere, per questo mi piace. Poi amo le rosticature, mi piacciono gli spezzatini, il ragù, quindi il pesce, insomma, il ragù di pesce buonissimo, ma il pesce cuoce in un attimo, mentre un ragù di carne o il ragù napoletano, cuoce addirittura 6-8 ore, io non lo faccio spessissimo, un ragù napoletano. Insomma, è piatto impegnativo, però è buonissimo. Capisci, no? Capisco bene, capisco perfettamente. No, comunque adesso scherzi a parte appunto, io lo dico sempre, sono una buona forchetta, mi piace mangiare bene. Devi sapere, Livio, che a me non c'è una cosa che non mi piace, cioè nel senso a me piace veramente tutto, cioè non c'è una cosa che non mangio. Poi magari mi puoi dire che non mangio volentieri alcune cose, nel senso che non mi piace mangiare troppo spesso il risotto, ok? Però comunque alla lunga me lo mangio, non mi piace mangiare troppo spesso, non so, il sabato sera la pizza, però comunque me la mangio, cioè non c'è veramente una cosa che io non mangi, carne, pesce, cioè pure che so, sai il fegato, magari la trippa, qualcuno dice no, per carità, no, qualunque, la carne di pecora, mi ricordo una volta andai a cena con i colleghi e ho preso questi spiedini, tutti, ah oh, no, oddio, perché questo odore, questo sapore è troppo forte, niente, mi piace veramente tutto, ma va bene così, infatti. Non potevo che non fare un programma di cucina. E detto questo, allora continuiamo quindi. Ogni tanto la carne va girata, Livio. Sì, ogni tanto io utilizzo una pentola in cerámica, quindi è completamente antiaderente e non problemi di carne che sta sul fondo della pentola. Però Carne, veramente quindi pentola in ceramica? sì, sono le mie preferite. Ah, bene, 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 bene. Senti, ma tu La c'è. ceramica è la mia. Allora, senti Livio, quando io parlo con te, con i tuoi colleghi, chef, food blogger, ma anche appassionati di cucina, anche semplicissime persone che fanno una vita normale, che ogni tanto cucinano, vengo sempre a scoprire che c'è qualche padella, qualche pentola preferita, nel senso che ne so, piatto forte, mettiamo l'arrosto, ok? Ecco, viene preparato sempre con la stessa pentola, con una padella che spesso è dedicata solo a quello, magari una padella vecchia, una padella anche un po' malandata. Anche tu sei così? Allora, la padella malandata sono d'accordo perché noi andiamo a fare una rosolatura della carne, sigillarla all'esterno. Quindi il fatto che la padella non sia antiaderente, quindi magari una vecchia padella d'alluminio, eccetera, va benissimo. Io per fare l'arrosto che preparava mia nonna con uvetta e pinoli, utilizzo una pentola ovale, una casseruola ovale di alluminio, dove tendo ad attaccarsi, perché non è antiaderente, però ci piace quella crosticina in. Bravo, bravo, quella crosticina. Quindi anche tu sei affezionato, diciamo così, alle pentole. Chissà quanto c'è di scaramantico, secondo me anche, no? Cioè, come Sento la se. prega. Magari stai utilizzando un'altra pentola, come se la ricetta non venisse. Chissà. Sì, beh, sicuramente il materiale per la cottura ha un ruolo quasi fondamentale, però magari certe volte siamo un po' noi che ci facciamo prendere dall'ambiente.
dalla situazione, ecco. Ci facciamo mille, mille storie. Allora, che cosa abbiamo lì in quella ciotolina? Adesso abbiamo gli ultimi due passaggi, ovvero aggiungere la mela, La mela. sì, che dà quel tocco di dolciastro che ci piace tanto, anche perché questo è un curry con all'interno già la mela essiccata, come ti dicevo prima. Esatto. È un curry che ha dentro la mela essiccata, quello che hai scelto tu. Mi piace comunque, mi piace questo suggerimento che ci hai dato. Sera che capita che nicchia e trovano le banane, per esempio. Non è una cosa tanto inusuale trovare un frutto all'interno di un pezzettino di carne. Ecco, la carne abbinata con la frutta. Buono. In Marocco, per esempio, fanno il tagine con le prugne. Oppure in Italia si fa fare il vitello al forno con l'uva. Mamma Quindi mia. Vabbè, ma dipende. anche il famosissimo tacchino del giorno del ringraziamento, che io una volta ho avuto il piacere di mangiare, c'è la salsa di mele, se non erro. Ci sono le patate novelle, buonissime. Oppure da Ikea, quando vai da Ikea, c'è Bravo. la marmellata. Le polpettine con la marmellata, che tutti a casa ci riproviamo a farle, ma non ci vengono buone come quelle. Noi in questo caso aggiungiamo la mela, ma ci sono ricette che prevedono anche l'aggiunta di confettura. Quasi sempre quella di albicocche, un cucchiaio di confettura di albicocche o di miele all'interno. Loro dicono una certa umidità al sughetto, perché in realtà è vero, il miele si usa anche in pasticceria per dare un po' di lucentezza come sostituto al glucosio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, ma il miele ormai sono tanti anni, però mi ricordo io quando ero piccolino, a un certo punto è uscito fuori questa moda, tra virgolette, questa usanza di mettere il miele sui formaggi, che già ci sembrava tanto strano. Poi da lì la marmellata di fichi, no? Giusto? E Esatto. adesso piano piano stiamo arrivando alle confetture sulla carne, ma è bello così, perché vedete, poi la cucina ha una sua evoluzione. La cucina, niente, non ha confini, viaggia in tutto il mondo, incontra paesi, incontra persone, storie, tradizioni, culture, religiose, religioni, si unisce e poi e dà vita poi a nuove ricette, a nuovi incontri. Forse dovremmo imparare dalla cucina, dovremmo imparare la cucina, ad assaggiare le ricette, che forse vuol dire anche un po' incontrare l'altro, non avere paura di assaggiare certi cibi, non avere paura di incontrare l'altro, di incontrare le diversità. Secondo me dietro la cucina c'è molto e può essere anche un modo anche di comunicare. Del resto, quante volte, Livio, vediamo anche in televisione questi documentari, questi viaggi di esploratori che magari vengono accolti, e come vengono accolti? Vengono accolti con una tazza di tè, esatto, con un piatto di riso, assaggiando e favorendo così l'incontro. Allora, tagliamo quindi la mela a pezzettini, dopodiché la mela la andiamo ad aggiungere sempre all'interno della carne, Livio? Sì, esatto. Io la faccio a pezzetti piccoli anche perché sono dalle patate, perché spesso magari quando mi capita che viene qualche mangione a cena mi dice: ma aspetta, quali sono le patate, quali sono le mele? Dico, se non riesci a dire, vuol dire che sono quelle tagliate, Ok, quelle. quindi ecco, le tagliamo in maniera diversa, così diamo pure qualche indicazione per i commensali, se qualcuno preferisce le mele piuttosto che le patate. Bello. Guarda, Livio, ti posso dire una cosa? Io ti voglio fare i complimenti, perché da quello che ti conosciamo si vede proprio che la tua è una passione, che ci metti veramente l'anima, che stai lì a cucinare, È a una curare. passione un po' faticosa, ma vabbè. Ma è esatto, quella ancora di più, Livio, perché in cucina comunque dietro c'è il sacrificio, nel senso, no? Che tu Sacrificio molto grande. è un sacrificio, è vero, ma lo dobbiamo dire, stai lì, i lavori delle cucine, io qui lo dico, no? Proprio, ma veramente a tutti gli chef, a tutti i cuochi, a tutti chi lavora nelle mense scolastiche, che tra l'altro adesso è anche è stato un periodo un po' difficile e chissà, non ci sono neanche troppe speranze per settembre, ma secondo me sì, e me lo auguro. Sono lavori, quelli della cucina, tosti, veramente tosti, perché si sta lì le ore, si sta in piedi, spesso il clima non ci aiuta perché
Non è che davanti ai fornelli fa caldo sia d'inverno, fa caldo ancora di più d'estate, ci si stanca molto. Però quello che poi porta avanti, al di là della ricerca dello stipendio, che per carità, viviamo in un mondo comunque intriso dal discorso economico e non ne possiamo scappare, quello che però è bello è che la maggior parte delle persone che scelgono questa strada lo fanno veramente con passione. Lo fanno veramente con il cuore e questo è bello, questo poi è il segreto, secondo me, che ti permette poi di fare questo lavoro, perché è un lavoro di sacrificio. Guardate oggi il nostro Livio che sta lì, che cucina per noi, che cucina per i suoi amici, che poi li invita, che condivide. Livio, bravo, complimenti, continua così. Grazie. Allora, Torniamo alla tua ricetta, dici un po', vai, il riso è già cotto in tutto ciò? adesso sì, lo spezzatino diciamo che sto riuscendo ad andare da solo. Con le mele, salato, abbiamo tutti gli ingredienti, siamo a posto. Adesso passiamo al riso. Vai con il riso, vai con il riso. Allora, il riso in Giappone si cucina quasi sempre allo stesso punto. Si chiama, spesso tu senti dire, è cotto al vapore, ma in realtà è un termine errato perché questa si chiama cottura per assorbimento, che significa che si mette un quantitativo di riso, un quantitativo d'acqua piuttosto con del Sì? però e il riso assorbe quest'acqua Perfetto. sostanzialmente. Ok. E allo stesso modo il riso in questo modo lo facciamo alla stessa maniera come per il sushi, identico, è Vai. solo un passaggio che ora ve lo dico. In questo Procedi caso pure. il passaggio fondamentale è lavarlo il riso. Bisogna eliminare l'acqua. Quindi il riso si lava diverse volte finché non esce l'acqua, finché non diventa trasparente. E allora il riso poi è lavato. Si lascia scolare per un quarto d'ora e si procede alla cottura. Io già l'ho lavato perché l'anno scorso Gino ne ho lavato 10 kg, l'ho fatto asciugare e l'ho conservato. Aia! Allora vai, vai pure. Quanto deve cuocere il riso? Vai, quanto deve cuocere il riso, Livio? Allora, appena comincia a sfiatare, circa 8-10 Va bene, va minuti. bene. Chiaramente noi oggi, insomma, non avremo, insomma, il tempo per cuocere, diciamo, totalmente il riso, però, insomma, diamo giusto almeno qualche indicazione, come sempre. Considera che allora, fai una cottura a settimale, io metto un po' di castagnola, l'acqua all'interno già salata e zuccherata. Questo foglio di carta spagnola e poi metti il coperchio. In questo modo diventa un po' ermetica questa Sì. cottura. Ok? Quindi io penso che Fantastico. forse ci arriviamo molto più tardi, ma forse ci arriviamo. Comunque, in ogni caso, il riso per sushi si fa allo stesso modo. Quindi il riso di tipo originario, Sì. in Italia compriamo tra le minestre, quindi a chicco corto. Oppure come mano, che è un'altra variante Sì. di riso, lavato diverse volte per eliminare l'acqua, poi si mette all'incirca tanto di acqua e tanto di riso, un po' più di acqua in realtà. Quindi in questo caso 300 g di riso, 400 ml di acqua, lo lasciamo cuocere, assorbe tutta l'acqua, lo facciamo raffreddare un po'. Per il sushi si fa l'aceto di riso tipico con lo zucchero, per poi modellarlo, fare insomma il. In questo caso va bene, un pizzico di zucchero, un pizzico di sale, quando il riso è pronto lo mettiamo nel piatto, l'accompagnamento, poi aggiungiamo a carne il nostro spezzatino e poi si Perfetto. mangia partendo dal cibo. Quindi non bisogna mescolare come fanno tanti che mescolano il riso col condimento. Si cuocia un po' di riso e un po' di condimento con un cucchiaio, ovviamente le bacchette non è No, le possibile. bacchette no, per carità, io non le uso mai. Ecco, ok, Però perfetto, perfetto. spaghetti Sì, si può, in vabbè, magari è divertente, questo caso assolutamente. c'è il sugo, quindi il condimento lo prendiamo con un cucchiaio o con una come ci viene bene, è piuttosto denso, ora lo faccio vedere. Fammelo vedere, dai. Chiaramente ci vorrebbe ancora Ma un'altra certo, ma certo, ma è chiaro, i nostri ora, sono tempi televisivi, quindi diamo giusto uno sguardo, poi magari la ricetta finita ce la fai vedere sui social, va bene, Livio? la pubblicherò a breve. Bravo, 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 l'aspettiamo, l'aspettiamo. Allora, vai, prendi pure, sì, prendi pure, facci vedere qua.
Olè, Ci sarà un attenzione, po' di non ti scottare, facci vedere, facci sbagliare. Ah, meraviglioso, Olivia, guardate là che colori, signori, le carote, il curry, quest'arancio, questo okra, questo meraviglioso. inclinare stando, altrimenti cade a terra. Colori stupendi, colori stupendi. Livio, ti lasciamo così allora, la cottura della carne. Sì, la cottura diciamo è a buon punto. Il riso appena bolle poi si spegne, si mette in un piatto da una parte e accanto si mette il condimento della carne, semplicissimo. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora scegliamo quindi un piatto, come lo prendiamo? Piano o fondo? È un po' fondo, un piatto fondo. In Giappone quasi sempre sono piatti fondi, abbastanza fondi, in modo da poter sia il condimento che il riso. Poi sulla parte del riso, quindi la parte bianca, spesso per decorare molti utilizzano mettere dei semi di sesamo, nemici, o del prezzemolo secco, oppure un po' di zenzero marinato che rosso, si mette così sul riso per decorare, poi si mangia, si può mettere una gotta di carne fritta sopra il riso, insomma. Che te lo dica fare, Livio, eh? Grazie, grazie davvero per questa ricetta. Io ti ringrazio, non la conoscevo. Grazie a te, la conoscerai, la pubblicherò spero in settimana, quindi. Assolutamente sì, perché siamo curiosi di vedere poi la ricetta finale e E soprattutto. quella che vedo un po' nei cartoni animati, nei Esatto, cartoni quella animati. che vediamo nei cartoni animati, hai detto Questo bene. Poi. spettacolino scuro, appetitoso, è lui, è proprio lui. È proprio lui. E poi siamo anche curiosi di sapere il gusto dei tuoi amici mangioni, eh? Va bene? Domani sera loro saranno pronti. Ospiti, perfetto. Livio, grazie, grazie davvero. È stato un piacere come sempre venire nella Grazie. tua cucina. Ci vediamo presto con un'altra ricetta, va bene? A presto, Grazie, grazie. Livio. Ciao, un caro saluto. Grazie, grazie, grazie mille. Eccoci qui. Termina qui questa puntata di A Casa in Forma. Oggi abbiamo preparato questo riso giapponese alla cantonese. Spero vi sia piaciuta la ricetta. Per qualunque dubbio o domanda potete scrivere o sui nostri social Cusano Italia TV oppure andare uno sguardo anche alla pagina Instagram di Livio Reginella Uvette Pinoli. Da Mauro Bartolini un grazie. Vi mando pure un bacio e un abbraccio. Oggi così sono generoso. Signori, quando volete, se volete, mi trovate qui sul 264. A domani.